la via dello Scalo. No, ma via Trento e Trieste. Ah, forza, dico. Non c'è, tu mi dimmi tu c'hai due figli piccoli, dimmi tu qual è un parco, un giardino dove portare i figli tranquillo. Non c'è. Non esiste. Ma quali sono le idee? E c'è parcheggio via Fratelli Cervi, completamente vuoto. Adesso ci hanno messo quattro tettini per non so che metterci. Lì quello è uno spazio che per i bambini sarebbe l'ideale. Un altro posto bello, un parchetto per i bambini, lì a San Gregorio, la vista del Vattinaggio, che è quella della curia, che sta lì completamente in curia. Anche quello è un della altro... curia o in curia? Quella è in curia. Incuriata. È incuriata. Ma i primi che hai detto che non te l'ho ripresi, quali erano i giardini che non devi avere? Trento e Trieste. Trento e Trieste. I soliti, quelli davanti. I soliti giardinetti che innaffiano. Innaffiano dove? Innaffiano la terra praticamente. Non ci sta più l'erba. No, l'erba non esiste più. È tutto cemento. Il sindaco Brunini l'ha inaugurato in grande pompa magna. Adesso guarda come sono ridotti. E poi chi è che c'ha dei bambini adesso? Un po' tutti. Un po' tutti c'erano dei bambini. Tu ce l'hai, dimmi tu un bambino se lo vuoi portare su un parco qui in una città in mezzo all'Umbria verde, in quale parco lo porti? Questa è la denuncia di un cittadino, esatto. Ferocemente bravo, arrabbiata, bravo. Domani sul web. Poi, a prescindere dal festival, poi ti dirò di più. 29 milioni di euro per tutte le scale mobili, per tutte le cose, non sono riusciti a trovare qualche soldino per questi bambini, perché in effetti noi i bimbi dove li portiamo? Allora, vai al parco Chico Mendes e le zanzare si magnano, come si dice. E poi l'inverno ci può andare, cioè non esiste. Quindi più sensibilità per i bambini. Bravo. Io ci avrei una bellissima idea. Dai, allora, spara. Quel parco che è della Spoledina, che sta quasi in fallimento, no? Che quale è diventata Umbria Mobilità. Via Fratelli Cervi. Fratelli Cervi, che è completamente sempre vuoto. Sì. Sempre c'è vuoto. Quella piccola casina. Sì. Quella sarebbe una bellissima ludoteca per i bambini. Bravo, bello. Una bellissima idea. Lì basta a suo tempo metterci degli alberi intorno, e quello era un parco per i bambini stupendo nel centro della città. Questa è la nostra proposta, Marcello. Invece loro lo tengono fermo, ci mettono quattro macchine i soliti, e qualche volta quando c'è qualche funerale facciamo le corna, facciamo le corna, se no il resto è completamente diventa il parcheggio di Santa Rita.